La via d'uscita, 16-17 marzo, Milano. Putin, le conseguenze tragiche della guerra. Israele, coming out contro la Russia. Unione Europea, il suicidio energetico non è ancora finito. Sindrome di Pinocchio e servitù militare. Approfondimento delle notizie, oggi in diretta alle 19.30, Levante. La via d'uscita, 16-17 marzo, Milano. La via d'uscita, 16-17 marzo, Teatro Pime, Milano. Tre momenti straordinari, un unico grande evento mai visto prima, firmato Casa del Sole TV. Non è un caso Moro, un film rivoluzionario che costringe lo Stato ad alzare l'asticella della verità di fronte al caso più cupo, più buio della storia della Repubblica Italiana. Sapiens più Sapiens, il grande giornalismo che mette gli ospiti dinanzi alla dialettica del confronto socratico e dinanzi alla prova di resistenza delle proprie tesi, proprio sotto gli occhi attenti delle persone presenti in sala. Spezza le tavole senza legge, un nuovo ordine non esiste. Una pièce teatrale unica in cui parole, musica, poesia, filosofia e improvvisazione con il pubblico si fondono per consegnare il significato ultimo della due giorni, il senso eterno della verità. Poi riuscirete a dimenticare queste cose, intenti a rimettere le vostre case in ordine, e solo un ricordo tornerà a rinnovarsi mentre starete in ozio accanto al fuoco, quando l'età rende dolci le memorie e la dimenticanza le sbiadisce e le fa simili a un sogno raccontato molte volte e molte volte trasformato nel racconto. Vi sembreranno cose irreali. Il genere umano non può sopportare troppa realtà. Abbiamo la pretesa di non avere sponsor di alcun genere, ma abbiamo l'onore di essere sostenuti esclusivamente da voi. Io, Margherita Furlan, Tommaso Minniti, Johannes Bickler, vi aspettiamo. Putin, le conseguenze tragiche della guerra. Oggi, 29 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto il suo messaggio annuale all'Assemblea federale russa. Il discorso, svoltosi al Gostiny Dvor, nel centro di Mosca, è durato oltre due ore e si è tenuto a circa due settimane dal voto presidenziale, in cui Putin è in corsa per la rielezione. Durante il suo intervento, il capo del Cremlino ha commentato l'eventualità di invio delle truppe NATO in territori della Federazione Russa. Le conseguenze di un qualsiasi intervento saranno molto più tragiche, ha detto il presidente russo, puntualizzando che le forze nucleari strategiche del paese sono in uno stato di piena prontezza, così come i test sulle nuove armi. Il riferimento di Putin è senza dubbio ai nuovi missili balistici intercontinentali superpesanti, Sarmat, già in servizio presso l'esercito russo. La Russia metterà fine alla guerra, sradicherà il nazismo e raggiungerà tutti gli obiettivi dell'operazione speciale, ha ribadito Putin, che ha messo in guardia l'Occidente anche dai tentativi di distruggere il paese dall'interno, e definendo poi una sciocchezza sia l'accusa dei leader europei di un attacco della Russia al vecchio continente, sia le accuse infondate di un fantomatico collocamento di armi nucleari nello spazio. L'Occidente sta cercando di trascinare la Russia in una corsa agli armamenti. Trucchi simili furono usati contro l'Unione Sovietica già negli anni Ottanta, ha affermato il presidente russo, che ha poi affrontato le questioni economiche facendo una previsione sulla quota dei paesi BRICS nell'economia mondiale. Sulla base della parità del potere d'acquisto arriverà al 36,6%, mentre la quota dei paesi del G7 scenderà al 27,8%.
ha osservato Putin, elogiando le politiche della Federazione Russa, che a suo dire potrebbe diventare una delle quattro maggiori economie del pianeta, vista la sua crescita superiore alla media dei paesi del G7. Le dichiarazioni dei media occidentali al discorso non si sono fatte attendere. In coro, le maggiori testate europee e anglo-statunitensi hanno focalizzato il passaggio dell'intervento di Putin sul rischio di una guerra nucleare, etichettando il presidente russo e non la NATO come una minaccia diretta per l'Occidente. Israele, coming out contro la Russia. Le autorità di Gaza hanno accusato Israele di aver sparato contro un affollamento di persone in procinto di prelevare aiuti umanitari dai camion. Le forze di difesa israeliane, accusate della morte di circa 150 persone, hanno scaricato la colpa sugli abitanti di Gaza, rei, a loro dire, di saccheggiare i mezzi e di essere stati schiacciati a causa di una fuga precipitosa, finendo sotto le ruote dei mezzi in marcia. Tuttavia, a smentire la versione di Tel Aviv, ci hanno pensato alcuni media israeliani, che hanno riportato come l'esercito della Stella di Davide abbia effettivamente aperto il fuoco, causando anche il ferimento di 1000 civili. Intanto Israele, dopo aver infranto l'infausto traguardo delle 30.000 vittime palestinesi dal 7 ottobre, dichiara anche di fornire armi a Kiev. Durante un discorso presso le Nazioni Unite, l'ambasciatore israeliano Gilad Erdan, rivolgendosi alla Russia, ha affermato che Israele fornirà all'alleato ucraino sistemi di allarme rapido missilistico. Erdan ha anche identificato la Russia con Hamas, attaccando Mosca per aver ricevuto esponenti palestinesi e yemeniti. Ma chi si distingue per il supporto a Kiev è ancora una volta il Fu Bel Paese. Alcuni giorni fa il Senato della Repubblica ha ospitato e celebrato la nazista ucraina Yulia Paevska, membro del battaglione nazista Azov, rappresentato ufficialmente dal simbolo Wolfsangel, lo stesso che usarono le SS di Hitler. La Paevska, incensata anche del premio Sakharov 2022 succedendo a Navalny, ha raccontato i mesi di prigionia in mano ai russi dopo l'assedio di Mariupol. L'intervento è avvenuto durante una conferenza sulla guerra in Ucraina a Palazzo Madama. Unione Europea. Il suicidio energetico non è ancora finito. Il sabotaggio del Nord Stream e le sanzioni contro Mosca non sono servite, almeno per il momento, a portare a casa il risultato sperato da Washington. Il disaccoppiamento energetico dalla Russia, infatti, non è ancora totale. E proprio per questo Bruxelles sta lavorando instancabilmente per liberarsi definitivamente dal gas che continua ad arrivare da est. A dichiararlo è il portavoce della Commissione europea, Tim McPhee, particolarmente preoccupato per gli ingenti volumi di combustibile russo che ricevono paesi come Ungheria, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia. In totale circa 15 miliardi di metri cubi all'anno. Una quantità che Bruxelles intende sostituire al più presto ricorrendo a forniture alternative come quelle del gas naturale liquefatto. L'occasione per sbarazzarsi di queste quote residue è la scadenza del contratto quinquennale firmato tra Mosca e Kiev nel 2019. Contratto questo che la Commissione europea non intende assolutamente rinnovare, nonostante diversi paesi dipendano ancora dalle forniture che ancora scorrono attraverso le ultime due linee di transito ancora attive, quella che taglia l'Ucraina e il Turkstream. Prescindere da questi gasdotti sarà però difficile per i paesi dell'Europa centrale senza sbocco sul mare, che non potranno ricevere i carichi di GNL che arrivano via nave. Fra questi, a preoccupare Bruxelles, c'è soprattutto l'Austria, che negli ultimi anni ha addirittura aumentato gli acquisti di energia russa. Il paese alpino dipende oggi per il 98% del proprio fabbisogno da queste forniture, contro l'80% che faceva segnare prima del conflitto in Ucraina e delle sanzioni. Vienna ha recentemente ammesso che è improbabile riuscire a sostituire queste quote a breve termine. Del resto, lo stesso cancelliere Karl Nehammer ha sottolineato che il più grande fornitore di gas austriaco, OMV, ha firmato contratti con Gazprom fino al 2040 e che non potrà semplicemente rescinderli con un tratto di penna.
piaccia o non piaccia, a Bruxelles. Sindrome di Pinocchio e servitù militare. Contrariamente a quanto dichiarato dal governo italiano, tra ottobre e novembre del 2023 il Fu Bel Paese ha inviato a Israele armi e munizioni, per un valore di 817.536 euro. L'Italia ha interrotto l'invio di qualsiasi tipo di armi a Israele dall'inizio della guerra di Gaza. È tutto bloccato, aveva dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista pubblicata il 20 gennaio dal quotidiano Il Giorno. Ma stando ai dati statistici sull'esportazione italiana, Roma avrebbe incassato da Tel Aviv 233.000 euro a ottobre e quasi 585.000 euro a novembre, confermando l'incurabile sindrome di Pinocchio di cui sembrano affetti tutti i governanti e portaborse nostrani. Esportazione o non esportazione, in ogni caso, Roma è militarmente legata a Tel Aviv, sin dalla firma del memorandum d'intesa del 2003, siglato dal governo Berlusconi e tramutato in legge 2 anni più tardi. Resta il fatto che il 9 ottobre 2023 Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia e Italia rilasciarono una dichiarazione congiunta che non lascia spazio a dubbi. Continueremo a unirci e coordinarci come alleati e amici di Israele, sostenendo e assicurandoci che Israele sia in grado di difendersi e, in definitiva, garantire un Medio Oriente pacifico e integrato. A confermare il diretto coinvolgimento dell'Italia nella strage degli innocenti palestinesi ci ha pensato il sito israeliano di informazioni militari, Israel Defense, che annovera i cannoni Typhoon da 76 mm fabbricati in Italia da Oto Melara fra gli armamenti a disposizione dell'esercito israeliano. I cannoni Oto Melara da 76-22 armano le 4 corvette lanciamissili della classe Sa'ar 6 Magen consegnate dalla Germania alla Marina Militare Israeliana a fine 2020 e sono attualmente impiegate nelle operazioni di guerra contro Gaza, ha fatto sapere il giornalista d'inchiesta Antonio Mazzeo. Allargando lo sguardo, si evince che gli Stati Uniti d'America hanno aumentato le esportazioni globali di armi di oltre il 14%, rappresentando il 40% delle esportazioni globali a fronte della Russia, che è andata in senso opposto, diminuendo le esportazioni del 31%. A registrare un forte aumento dell'export bellico c'è invece l'Italia, che ha visto un aumento del 45% dietro alla Corea del Sud, che ha aumentato le esportazioni del 74% rispetto ai 5 anni precedenti. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, si legge sulla Fu Costituzione italiana, che purtroppo resta da sempre il desiderata della Repubblica Parlamentare Italiana, che nostro malgrado possiamo definitivamente dare per morta.